La pallacanestro San Michele Maddaloni batte la cestistica Bernalda con il punteggio di 69-60. Nonostante sia stata esiliata al Pala Vignola di Caserta, in quanto la brutta tempesta che ha colpito in nottata il comune delle Due Torri, dunque Maddaloni, e naturalmente tutta la provincia di Caserta, ha danneggiato ulteriormente il tetto del Palazzo dello Sport Palangioni Caliendo, che già di per sé ha dei problemi ormai divenuti cronici e di dominio pubblico. Volendo tralasciare una situazione che a questo punto sta diventando davvero insostenibile per gli sforzi della società e che chiama naturalmente in causa le istituzioni, ritorniamo al basket giocato, che è decisamente molto più interessante, seppur dipendente da tale situazione. Tra la decisione, la carovana di auto e la preparazione alla gara, la palla 2 si è avuta non più alle 16 come da calendario, ma alle 19.05. Pronti e via per le due squadre, che iniziano subito su grandi ritmi abbastanza alti, correndo e segnando senza troppe difficoltà. Dopo un paio di minuti però gli attacchi vengono sopraffatti dalle difese, soprattutto per i tanti errori in fase di costruzione del gioco. Bernalda prova a scappare, ma Maddaloni tiene testa e riesce a rimanere a contatto con i primi 10 minuti di gioco. La seconda frazione ha avuto una piega diversa per i calatini, che da subito sono riusciti ad essere molto più concreti e cinici, tanto in attacco quanto e soprattutto in difesa. Strette le maglie nella propria metà campo, i biancazzurri hanno reso cosa ardua il realizzare agli ospiti. In attacco invece, proprio come un orologio svizzero, la Pallacanestro San Michele ha trovato con grande continuità la strada del canestro, prendendo sempre il tiro più semplice e organizzato. Un minimo di reazioni lucani hanno provato ad averla, ma senza troppo successo. Nemmeno il tentativo di difesa a zona ha messo i bastoni tra le ruote dei maddalonesi, che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi, l'inerzia della gara non è affatto cambiata, e questo andava tutto a vantaggio dei padroni di casa, che, spinti anche da un folto pubblico, grande seguace dei beniamini biancazzurri, hanno fatto sentire tutto il loro calore e sostegno. Per i lucani la situazione sul parquet non era delle migliori, e quando in campo non riesce a fare ciò che vuoi, spesso i nervi saltano. Martone, per protesta, si becca prima un fallo tecnico e poi viene addirittura espulso perché continuava a protestare. Maddaloni ne approfitta e raggiunge il massimo vantaggio di 15 lunghezze. Quando tutto sembrava in discesa, però, l'attacco calatino è caduto in letargo e i viandanti hanno colto al volo l'occasione di mangiare qualche punto, e chiude la terza frazione soltanto con 7 lunghezze di svantaggio. L'ultimo quarto si è svolto sulla falsariga di quello precedente. L'inizio è tutto di marca maddalonese, che ha azzannato la partita aggiungendo addirittura le 20 lunghezze di vantaggio e circa 3 minuti dalla conclusione. Sull'onda dell'entusiasmo di una partita ormai in cassaforte, i biancazzurri si rilassano e permettono al Bernalda di confezionare qualche contropiede di troppo, che in un'ipotetica corsa ai playoff potrebbe anche valere tanto in ottica differenza punti. Questo è il tabellino del match. Per il Maddaloni, Piscitelli 4, Desiato 26, Loncarevic 2, Moccia 10, Rusciano 9, Chiavazzo 18, allenatore Massaro. Per il Bernalda, Cota 2, Sardaro 5, Lopez 6, Russo 21, Derrea 17, Martone 4, Laganà 5, allenatore Cotrufo. Punteggio finale: San Michele Maddaloni batte cestistica Bernalda 69-60. Allora, più 4 in classifica, Bernalda su Maddaloni, ma stasera non è andata bene. È difficile che possa andare bene questa partita quando in queste, non vuole essere una giustificazione in queste condizioni. Noi sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, oggi abbiamo, proprio dal punto di vista tecnico, giocato poco d'assieme. Cercavamo di risolvere le situazioni, soprattutto in attacco dal punto di vista individuale. Questo ci aggiungiamo che gli arbitri forse oggi direi che hanno avuto veramente una serata infelice, ma di quelle uniche da raccontarle in passato. Niente, ci hanno tolto dal campo subito Martoni con due falli. Quando è rientrato in campo gli hanno fischiato il terzo fallo e il tecnico dopo due minuti
l'espulsione. Abbiamo perso Candela nel primo quarto, i nostri due lunghi titolari, diciamo che sono comunque contento perché per il resto della squadra ha lottato. Voglio solo ricordare che sul 47 al 41 c'è stato fischiato un fallo in attacco che ha proprio dell'assurdo, dell'assurdo, lo ripeto proprio con forza. Però alla fine purtroppo questo è il livello degli arbitri, dobbiamo accettare. Spero che anche quando giochiamo in casa vengano arbitri in questo modo. Tutto qua, per il resto non posso dire complimenti comunque a Maddaloni che ha fatto una bella partita, ma noi non abbiamo fatto sicuramente una delle nostre migliori partite. Massimo, allora quale migliore soluzione grande festa di compleanno, oggi è il tuo compleanno innanzitutto. Grazie mille, mi hanno auguri. Anche cantato la canzone, tanti auguri a te dopo la partita, meglio non poteva, certo. Non poteva essere. Sono molto contento di questa partita perché ai progressi in difesa che stavamo facendo già da qualche partita, confermatissimi stasera, veramente molto molto bene, nei primi due quarti abbiamo subito solo 22 punti, ci sono stati grandi progressi nell'intensità offensiva, nell'esecuzione di giochi, ancora non siamo fluidi come sicuramente saremo fra qualche partita, ma già siamo molto molto agonisticamente molto più validi, abbiamo fatto diversi canestri in campo aperto, abbiamo avuto soluzioni sulle letture, ma contemporaneamente senza tralasciare quella nostra verve agonistica che ci contraddistingue nelle occasioni migliori. Stasera ho visto la squadra che io penso in testa di avere, di poter allenare e che insomma potrà dare fastidio a chiunque se gioca così, e credo che insomma alla fine deve essere un punto di partenza per le prossime partite. L'ex di turno in campo era Russo, come l'hai visto? Come ha dato una L'ho visto molto bene, secondo me ha fatto un'ottima partita e laddove ha sbagliato credo che insomma sia stato merito nostro, di Chiavazzo soprattutto che l'ha marcato, Moccia nei frangenti in cui è passato a lui e quindi insomma credo che anche questo è un merito della mia squadra, aver contenuto un giocatore molto forte, uno dei migliori attaccanti del campionato che anche stasera tutto sommato si è confermato tale, secondo me ha fatto un'ottima partita, anche molto intelligente. Merito nostro averlo limitato diciamo in quello che sa fare lui. Stasera ci mancava Nino Garofalo, gli altri sono stati molto bravi a non far sentire questa assenza, i tre lunghi si sono alternati, Salvatore Resiato è un giocatore che sta dimostrando partita dopo partita di essere un giocatore che anche per la B è un lusso, lo dicevamo l'anno scorso ben sapendo che era così, lo diciamo quest'anno, molto felici di poterlo dire perché realmente è un giocatore. Tra i playmaker non se ne sono visti tanti così. Ok, prossimo turno Massimo? Il prossimo turno è giochiamo a Scafati. È chiaramente una partita che come pronostico ci vede completamente chiusi. È proprio una di quelle partite che piace, lo so già, ai miei giocatori, per cui vorranno fare bella figura. Se la bella figura coincide con il massimo possibile ci fa piacere, è chiaro noi non abbiamo mai battuti, non pensiamo mai di essere battuti in partenza, pur rispettando e riconoscendo la forza della capolista che sta strameritando di vincere questo campionato alla grande in questo momento. Allora, Pasquale De Filippo, che è il dirigente responsabile della Pallacanestro San Michele Maddaloni, come si dice dalle nostre parti e dal punto di vista napoletano, storta va, dritta viene. Pioveva in questo benedetto campo di Maddaloni, si è emigrati a Caserta al Pala Sangobben, bella vittoria della formazione allenata da Massimo Massaro. È stata una bella vittoria anche perché sofferta anche per tutto il trambusto verificatosi nei momenti proprio immediati all'approssimarsi della gara. Il risultato sportivo adesso secondo me passa in secondo piano, la vittoria ci poteva stare, ci farà stare un pochino più tranquilli, ci allontana un pochino dalle parti preoccupanti della classifica. Volevamo festeggiare anche il compleanno di Massimo Massaro che festeggiava proprio oggi. Il problema reale adesso diventa come poter proseguire questa avventura, perché dopo tutto il vento che c'è stato stanotte, la copertura, la guaina di copertura del palazzetto è praticamente andata via, quindi adesso non abbiamo più il problema delle perdite nella parte
che ha sempre perso, cioè che ha sempre avuto problemi di tenuta dal tetto. Adesso il problema diventa che dall'altra parte del campo non abbiamo proprio nessun tipo di protezione, quindi praticamente piove adesso nel vero senso del termine, cioè non c'è più la guaina che proteggeva i pannelli, quindi siamo, dopo tanti anni, la prima volta che noi non giochiamo una partita casalinga a Maddaloni, perché oggi non c'erano veramente le condizioni. Quindi in realtà, se così vogliamo dire, è un po' una corsa contro il tempo, ed è Maddaloni che adesso ha 15 giorni di tempo per aggiustare il tetto, diciamolo a gran voce. Ma adesso il problema è che salta tutta la, corre il rischio di saltare tutta l'attività del palazzetto dello sport Angioni Galindo, perché già le partite che dovrà fare l'Artus giovanile domani e la nostra Under 19 domani sono a forte rischio, ma c'è a forte rischio proprio tutta l'attività ormai a questo punto, perché perde, cioè praticamente adesso non stiamo più parlando di situazioni che di tenuta o meno, di gocce o meno, adesso parliamo proprio di, noi quasi giochiamo a cielo aperto, quindi non adesso il comune occidentale ha giuste risposte, altrimenti veramente rischiamo di dover stravolgere la nostra annata sportiva, perché dobbiamo trovare delle soluzioni alternative dove poter giocare.